Buonasera, anch'io cerco di essere breve. Intanto grazie anche da parte mia a Giulia Mazzarelli, alla Cineteca per avermi invitato a produrre questo film documentario. Grazie all'ARC per averlo reso possibile, grazie alla famiglia Arcobaleno per il lavoro che quotidianamente fanno per promuovere una diversa idea di maternità e di paternità. Giulia dicevi all'inizio che l'obiettivo di questa rassegna consisteva nel decostruire un po' l'idea di una maternità idilliaca, no? Certamente non abbiamo bisogno di decostruire un'idea idilliaca di genitorialità omosessuale, nel senso che questa sicuramente non è idilliaca l'idea che abbiamo di questo tipo di genitorialità. E per questo documentario ci offre una visione alternativa di famiglia che sfida un po' le nostre idee, le nostre convinzioni, i nostri assiomi su che cosa sia la famiglia. Lo fa in vari modi, lo fa partendo da storie molto semplici, vedrete la storia di una coppia di donne, di una coppia di uomini, le prime che hanno dei bambini, i secondi che cercano di avere dei bambini, ma nella loro vita quotidiana troviamo alcuni aspetti che sfidano la nostra idea di famiglia, che la mettono in discussione. Per questo sicuramente aprirà, immagino, in tutte voi uno spazio di riflessione importante. Vedremo delle coppie che sono coppie, sono genitori, ma hanno bisogno di un terzo per essere genitori. Questo per le coppie omosessuali è inevitabile e questo è quello che non succede nella famiglia tradizionale, nella famiglia che appartiene al nostro senso comune, no? Nella nostra idea di famiglia. Due persone si incontrano, si uniscono, hanno dei figli e sono autosufficienti. Nel caso della coppia omosessuale questo non è possibile perché a qualche livello, per un qualche momento e poi con esiti di volta in volta decisi in modo differente, è necessario coinvolgere una terza persona, un uomo o una donna, nel caso delle coppie lesbiche, nel caso delle coppie lesbiche. Vedremo famiglie in cui le persone che si prendono cura dei figli, che li crescono, che li educano, non sono entrambe persone che li hanno generati biologicamente. La nostra idea di famiglia è quella in cui un padre e una madre biologicamente generano i loro figli e poi si prendono cura di loro. Nel caso delle coppie omosessuali la generatività biologica non coincide con la generatività sociale. Le persone, una delle due persone almeno che si prende cura dei bambini, non è colei o colui che li ha generati biologicamente, necessariamente. La generatività biologica è necessario l'altro sesso e questo ovviamente rappresenta ancora una sfida alla nostra idea di famiglia, per questo probabilmente è difficile da accettare. E vedremo ancora delle coppie in cui non abbiamo quella coincidenza tra il genere, il sesso e i ruoli genitoriali. Nella nostra cultura la mamma ha una certa funzione, ha determinati ruoli, si occupa dei figli da un certo punto di vista, l'uomo si occupa di altri aspetti. Quest'idea che appartiene al senso comune è stata peraltro ampiamente avallata dalla ricerca scientifica, da quella psicologica, ma non solo. L'idea che l'uomo e la donna abbiano funzioni distinte è una delle idee cardine su cui la nostra idea di famiglia si basa. Questo nelle coppie omosessuali non è possibile, il genere dei componenti della coppia è il medesimo, il sesso è lo stesso, allora la distribuzione dei ruoli e delle funzioni tra le due mamme o i due papà non può avvenire in base al sesso, non può avvenire in base al genere. E allora anche questo ci mette un po' in crisi, mette in discussione gli argomenti di famiglia, e forse questo è uno degli altri motivi per cui, di tanti motivi per cui è difficile accettare questa forma di famiglia. Ancora, noi siamo abituati a un'idea di famiglia, su questo la sociologia ha scritto tante pagine, un'idea di famiglia che è la cellula della società, quel luogo nel quale si trasmettono i valori, è possibile la riproduzione sociale dal punto di vista valoriale, culturale, è la garanzia del
della stabilità di un sistema sociale. La famiglia è quel luogo in cui appunto la trasmissione dei valori, della cultura avviene. Sentiremo parlare allora i bambini di questa coppia di mamme lesbiche, che dicono che il loro modello familiare è diverso, eppure loro stanno bene. E allora forse anche da questo punto di vista le famiglie omogenitoriali ci mettono nelle condizioni di pensare che la famiglia può trasmettere dei valori differenti rispetto a quelli che nel sistema sociale sono i più diffusi. Credo che questi siano i motivi principali per cui è difficile accettare le famiglie omogenitoriali, per cui ancora oggi, a livello politico, a livello culturale, a livello di ricerca scientifica, e devo dire anche nel mondo omosessuale, è difficile accettare l'omogenitorialità. Credo però al tempo stesso che se vogliamo usare questi parametri, queste funzioni, questa sovrapposizione di funzioni di cui parlavo come criteri per stabilire quando una famiglia è una buona famiglia, dovremmo allora mettere in discussione altre forme familiari, perché alcune caratteristiche che le famiglie omogenitoriali rendono più evidenti in realtà noi le ritroviamo anche in altre forme familiari. Oggi in molte famiglie chi genera i figli non è la stessa persona che di questi figli si prende cura, anche se in coppie omosessuali. Questo avviene ad esempio in tutte quelle situazioni in cui abbiamo una ricomposizione familiare a seguito di una separazione. Oggi le famiglie separate non sono più ostracizzate come un tempo, si accetta, si pensa che i figli possano crescere bene anche con dei genitori separati, e quando queste famiglie si ricompongono, cioè uno o entrambi gli ex partner hanno dei nuovi partner, abbiamo degli adulti che si prendono cura di figli che non hanno generato biologicamente. Quindi questa discontinuità tra la generatività biologica e quella sociale la troviamo anche in questa forma familiare. Troviamo altre forme familiari in cui questo avviene, nelle famiglie adottive. Nelle famiglie adottive chi ha generato biologicamente i figli si è mostrato non idoneo a prendersene cura, e allora ad altri adulti viene chiesto di esercitare una funzione genitoriale, di crescere questi figli, e queste famiglie sono tutt'altro che ostracizzate. Guardiamo con grande ammirazione quelle famiglie che si prendono cura di bambini che non hanno avuto la fortuna di avere genitori amorevoli, affidenti, che non sono stati per loro dei buoni genitori. Eppure questa è una caratteristica che invece delle famiglie omogenitoriali ci apre delle perplessità, ci crea delle difficoltà ad accettare appunto la loro esistenza. Le famiglie in cui il sistema sociale, i valori del sistema sociale non coincidono con quelli che la famiglia trasmette alle nuove generazioni, sono anche altre. Oggi sempre più ci confrontiamo con famiglie di migranti che portano, credo, arricchiscono la nostra società portando valori che non sono propri della nostra cultura. Eppure molti di noi si esprimono a favore dell'integrazione delle diversità dal punto di vista culturale, etnico. Nelle famiglie omogenitoriali questo scollamento tra i valori del sistema sociale e quello che la famiglia trasmette, soprattutto dal punto di vista di ciò che vuol dire essere famiglia, invece ancora ci lascia delle perplessità. Nella nostra società è stata naturalizzata l'idea, un'idea di famiglia che è un'idea però costruita, un'idea costruita socialmente. Quindi il modo in cui la famiglia storicamente si è organizzata, il modo in cui ha gestito e ha stabilito che debbano funzionare i rapporti tra le persone che ne fanno parte, ha assunto un valore che la porta ad essere considerata la forma più importante, migliore possibile di famiglia, ma questo non perché sia naturale. Gli studi antropologici ci insegnano che le famiglie in altri contesti si sono organizzate in modi differenti. Eppure quest'idea di famiglia, quest'idea di questa famiglia così diversa è ancora difficile da accettare, e dicevo prima che spesso lo è anche da parte del mondo scientifico, lo è certamente nel senso comune, e lo è anche in parte del mondo omosessuale.
alcune ricerche che abbiamo condotto recentemente con associazioni che si occupano per l'affermazione dei diritti delle persone omosessuali, ci hanno mostrato una realtà in cui gli omosessuali stessi spesso hanno delle perplessità rispetto all'omogenitorialità, o arrivano sino ad un certo punto, quindi va bene la mamma ma il papà, appunto come diceva prima anche Silvia De Simone, è visto più negativamente perché lì il sistema a cui si ricorre, quello della surrogacy, che apre dei dilemmi etici piuttosto importanti. Oggi, questo pomeriggio è stata discussa, stamattina è stata discussa una tesi di laurea di cui sono stato relatore, che ha coinvolto un gruppo di persone omosessuali alle quali si chiedeva quale fosse il loro desiderio di diventare genitori, se avessero questo desiderio e se pensassero di realizzarlo in futuro. Uno degli intervistati dice: sì, mi piacerebbe molto, ma ho una condizione di vita stabile, di coppia stabile, quindi ci sono i requisiti, i prerequisiti perché possa diventare genitore, ma credo che la genitorialità non si addica allo stile dissoluto proprio dei gay. Che è una formazione paradossale, no? Perché lui riconosce la sua situazione, una situazione in cui la genitorialità può far parte del suo progetto di vita, ma l'idea che i gay abbiano uno stile di vita dissoluta entra e crea un dilemma nella sua futura possibilità di realizzare questo desiderio di genitorialità. Non è per tutti così, ma il fatto che appunto anche tra gli omosessuali a volte troviamo, tra le persone omosessuali troviamo dilemmi di questo tipo, ci porta ad aprire degli interrogativi importanti sul perché appunto queste idee preconcette, pregiudizievoli, stereotipiche, che sono assolutamente contrastanti con quello che la ricerca sull'omogeneità ci dice, ancora esista. La ricerca psicologica ha fatto è arrivata a riconoscere nella famiglia omogenitoriale una forma di famiglia che ha tutte le stesse potenzialità che hanno le famiglie eterosessuali, non c'è alcuna differenza. Ci sono anni ormai di ricerca, almeno nel nostro paese, ma in molti altri paesi che da questo punto di vista hanno fatto progressi prima di noi, anni di ricerca che testimoniano che i figli delle famiglie omosessuali possono crescere bene quanto i figli delle famiglie eterosessuali. Certo, possono crescere anche male, perché le famiglie eterosessuali, insomma, lo sappiamo, quell'idea di genitorialità ideale, certamente se la confrontiamo con quello che ci circonda, non trova sempre riscontro. Molto spesso troviamo persone che crescono male anche a causa della loro famiglia, pur essendo una famiglia eterosessuale. Non ci sono differenze nelle capacità dei genitori, non ci sono differenze nel desiderio che le persone provano di diventare, a diventare, nell'impegno che mettono per diventare genitori, non ci sono differenze rispetto al supporto che le famiglie ricevono dalle proprie famiglie d'origine, altro aspetto molto importante. Certo, inizialmente per le famiglie d'origine delle coppie omosessuali è difficile inizialmente accettare l'idea che i propri figli realizzino, le proprie figlie realizzino questa intenzione di genitorialità, ma le ricerche ci dicono che quando i bambini arrivano, i nonni iniziano a fare i nonni e sono contenti di fare i nonni anche nelle famiglie omogenitoriali. I figli delle coppie omosessuali non hanno problemi nell'identità sessuale, nella definizione della propria identità sessuale, nell'identificazione di un proprio ruolo di genere, in tutto ciò che etichettiamo, mettiamo sotto la grande etichetta di adattamento sociale, psicologico e sociale, non hanno differenze nei comportamenti, mostrano punteggi migliori nei test che misurano l'apertura mentale, così come i loro genitori spesso mostrano di avere una maggiore condivisione del carico familiare rispetto alle coppie eterosessuali. Cioè, nelle coppie omosessuali c'è una condivisione più equa nella distribuzione dei compiti familiari rispetto a quanto avvenga nelle coppie eterosessuali. Quindi non abbiamo differenze, quando le abbiamo, non so se ci debba seccare un articolo, però nelle coppie eterosessuali i valori sembrano addirittura migliori. Viviamo però in un contesto, Gramsci parlerebbe di egemonia culturale certamente, cioè un contesto nel quale i sistemi di potere sono talmente forti nel affermare le proprie idee che anche chi da queste idee può
uscirne con un ruolo di vittima, può essere etichettato negativamente, può arrivare a fare proprie queste idee e quindi a perpetrare degli stereotipi che appunto non hanno nessuna ragione di esistere. Il documentario è molto bello, io l'ho visto prima di questa introduzione, mostra appunto dei figli cresciuti da una famiglia di mamme che sono sereni, che parlano della loro condizione come di una condizione di normalità, di cui seguiamo alcuni aspetti della loro vita quotidiana e vediamo che è quello che succede in qualunque altra famiglia, insomma, che noi ci aspettiamo succede in qualunque altra famiglia. Così come della coppia di gay ci mostra un forte desiderio di diventare genitori, che probabilmente è il forte desiderio che anche le coppie eterosessuali hanno, insomma, che da questo punto di vista non vediamo nessuna differenza. Devo dire, a me piace un po' cercare il pelo nell'uovo, quindi anche in questo documentario ho provato alcune idee preconcette che a mio parere chi lo ha realizzato ha forse fatto proprie e quindi che poi avrete modo di vedere nel documentario. Le mamme si chiedono come il bambino maschio, il maggiore dei loro figli, possa imparare a fare la pipì come un maschietto, dato che loro in casa sono due donne, insomma, e quindi pensano di coinvolgere un amico che mostri. E lì mi sono chiesto, ma probabilmente molti di noi hanno imparato a fare la pipì da maschietti anche senza aver visto direttamente un papà o un adulto di sesso maschile fare la pipì, insomma, anche questo non è necessario, no? Un altro aspetto che mi ha colpito è i dilemmi legati alla scelta del padre biologico, nel caso appunto della coppia gay, l'idea che probabilmente il rapporto biologico possa creare un rapporto privilegiato con il proprio figlio, che è un po' l'idea che circola insomma nella nostra cultura, no? Il legame di sangue, cioè qualcosa che si trasmette per via genetica, che crea un legame più forte con il proprio figlio. In realtà, credo che questo sia emerso anche nelle occasioni precedenti di questa rassegna, anche il rapporto tra una madre e un figlio, che questa madre genera biologicamente, è un rapporto costruito, non è un rapporto che arriva per via genetica. Le donne spesso vivono con grandi difficoltà questo passaggio, non è una capacità innata quella di prendersi cura di un bambino, non dipende dall'istinto, ma dipende da un paziente lavoro di costruzione di una capacità che quindi può essere costruita anche indipendentemente dal legame biologico. Allora, veramente vado verso la conclusione perché altrimenti rischiamo di finire troppo tardi. Se appunto il problema è quello di problemi legati alla percezione delle famiglie territoriali, sono problemi derivanti dal dominio culturale esercitato nella nostra società da vari sistemi di potere, ben vengano le iniziative come queste e soprattutto il grande riscontro che oggi trovano, vista la partecipazione, che possono proporre e affermare un'idea diversa di famiglia. Grazie. Ricordo che naturalmente dopo, se abbiamo voglia di scambiarci le nostre opinioni sul documentario, sul tema di questa sera, la Cineteca non chiuderà immediatamente dopo la fine del documentario. Grazie a tutti. Mandiamo la versione sottotitolata per delle esigenze insomma, che sono emerse in sala, sono delle stranieri. Mandiamo sottotitolato. Grazie.